Continuiamo quindi quella che è la procedura della proposta di aggiornamento. Quindi siamo arrivati al punto di aver caricato correttamente il libretto nell'archivio Pregeo. Siamo andati, infatti, andiamo in gestione libretti, vediamo che è stato correttamente elaborato quello che è il nostro libretto punto DAT. Difatti qui abbiamo caratterizzato quello che era la struttura del libretto con tutti i riferimenti dei dati e caricato quelli che sono i dati statistici censuari e l'estratto di mappa. A questo punto procediamo a eseguire quello che è la proposta di aggiornamento. Andiamo su Aggiorna, attiva proposta di aggiornamento. In automatico il programma mi va a creare quello che è il libretto proposta di aggiornamento e mi permetterà quindi di procedere quello che è l'adattamento grafico del mio rilievo. Innanzitutto dobbiamo andare a seguire quello che è un adattamento, diciamo, del nostro libretto. Andiamo ad attivare un attimo l'immagine raster. Ok, quindi andiamo su Orienta rilievo estratto MP, quindi mi dà la possibilità di andare a prendere dei punti d'origine di riferimento e quindi procedere a un adattamento. Vedete, in automatico si è adattato al meglio quello che è il mio rilievo. Ovviamente questa procedura posso farla in modo da avere quello che è l'adattamento ottimale. Fatto questo, posso procedere ad eseguire quello che è l'adattamento dell'estratto di mappa e verificare appunto se tutti i punti sono stati correttamente allineati. In questo caso, vedete, si va ad evidenziare con una bandierina rossa quei punti che devo andare ad aggiungere ai unire al contorno. Ricordo, questo è un adattamento solo grafico, le coordinate non vengono mai non vengono più modificate perché sono state già salvate nel libretto Pregeo. Quindi andiamo a usare la funzione dal menu Pregeo aggiorna sposta punto di contorno e quindi posso andare a selezionare il mio punto e avvicinarlo al contorno. Di fatto quindi è quasi una procedura automatizzata perché mi dà la possibilità quindi di allineare correttamente quello che è la mia dividente. Fatto questo, posso procedere a fare di nuovo l'adattamento dell'estratto di mappa. In questo modo tutti i punti sono stati correttamente elaborati, posso procedere a fare il frazionamento. Quindi procedo quindi dal menu aggiorna frazione mappa MP. Il frazionamento è la procedura unica in assoluto eseguita direttamente da APAG di Pregeo. Questo mi conferma e mi dà la sicurezza che venga quindi fatta in modo corrente. Fatto questo, difatti, io vado innanzitutto ad eseguire quello che è il frazionamento dell'estratto di mappa. Vado a identificare quelle che sono le due particelle, quindi vado a rinominarle AAA e AAB. Ok, invio e confermiamo. Fatto questo, posso procedere dal menu file, creare la proposta di aggiornamento, quindi confermarla e salvare la proposta di aggiornamento. Ho correttamente creato quello che è la proposta di aggiornamento e la vado a ricaricare in automatico in topografo. Fatto questo, posso tranquillamente un attimo andare a spegnere quello che è l'immagine raster, così vediamo meglio quali sono le particelle aggiunte. Non ci resta quindi che andare a creare quello che è il modello censuario. Inserisci, compila il modello censuario. Ovviamente qui già precedentemente l'avevo creato, ma adesso lo andiamo a ricreare giusto per far vedere. Creiamo la prima riga, andiamo a creare quella all'originale che è la 164. Quindi confermiamo e in automatico vengono precompilate anche le altre caselle. Andiamo a sopprimere la 164 e andiamo a costituire la particella AAA. Poi costituiamo quella che è la particella AAP. Fatto questo, confermo e verifico praticamente, grazie anche al software di topografo, la possibilità di compensare quelle che sono le superfici. Una volta che ha compensato in automatico il modello censore formalmente corretto, posso ricaricarlo quindi cliccando salva, chiudere la finestra e inserire e aggiornare il modello censore.
A questo punto siamo operativi per poter procedere l'attiva la procedura di creazione del PDF di presentazione. Automaticamente avvierà l'APAG, dove permetterà quindi di confermare e creare il PDF e poterlo poi inviare direttamente con la firma digitale. Direttamente accedere al portale Sister e inviare quello che è la proposta di aggiornamento.